Siamo di fronte alla facciata della chiesa di San Pietro de Sete e nei pressi di Paredes, affiancata da una massiccia torre, ha tutta l'idea di essere una chiesa fortezza. In senso orizzontale, sia torre che facciata sono tripartite da una modanatura che isola il timpano, la zona del rosone e poi la zona del portale, al quale è accostato un massiccio contrafforte. Lo vediamo ora più da vicino. Il portale con i suoi archi ogivali ci indica che questa è una chiesa di transizione tra romanico e gotico. Al vertice del portale lo stemma del monastero, da notare la conchiglia di Santiago. Semisfere ornano sia l'archivolto esterno che gli abachi, e l'uovo è simbolo di resurrezione. I capitelli presentano elementi fitomorfi a sinistra, fitomorfi ed antropomorfi a destra. Entriamo in una chiesa a navata unica. Anche qui, come a Ferrera, i blocchi di granito sono ben squadrati e ben allineati. La curiosità è trovarci queste croci patenti che rimanderebbero alla presenza di templari. Il presbiterio introdotto dall'arco trionfale a sesto acuto è composto da due campate e dalla parete percorsa da arcate cieche, tranne quella centrale, da dove la luce penetra dall'unica stretta monofora. Sulla parete sinistra, vicino al pulpito, c'è il monumento sepolcrale dell'abate Estevao. Porta in capo la mitra ed impugna il bastone pastorale. All'interno della torre che affianca la chiesa è stata ricavata una cappella funeraria. Vi si accede dalla navata. È una cappella gotica che fa parte della ristrutturazione del XIV secolo. Affreschi Mudéjar accompagnano l'arcosolio. Qui riposa Don Gonzalo Vaques, il fondatore del monastero. E come ogni monastero che si rispetti, non può non esserci il chiostro. È un piccolo chiostro a base quadrata ad unico piano che ha conservato però tutte e quattro le gallerie e la sala del capitolo. Questo monastero è importante anche perché ha una dettagliata documentazione dei tempi storici. Tra IX e X secolo si stabiliscono qui monaci benedettini cluniacensi. Nell'XI secolo il nobile Gonzalo fonda il monastero. Tra XIII e XIV secolo avviene la ristrutturazione in senso gotico. Chiesa e monastero rimangono ai benedettini fino al XVI secolo. Poi vengono accorpati al Real Collegio de Gracia di Coimbra. Andando via vediamo i due portali del fianco sud.